Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Cari amici, vogliamo farci compagnia con una bellissima meditazione che prendiamo integralmente da Sant'Alfonso Maria di Liguori. Voi sapete che egli è stato anche un poeta, ha scritto, per esempio, Tu scendi dalle stelle, il canto natalizio, ha scritto tanto sulla natività di Gesù bambino del Dio fatto uomo ecco e ha scritto anche un breve testo uniformità alla volontà di Dio l'amore di Dio per noi vi ricordate sempre il filone che abbiamo mantenuto tutto l'anno scorso per l'avvento l'amore non è amato l'amore non è amato perché se noi non facciamo la volontà di Dio Possiamo fare tutte le devozioni di questo mondo, dire tutti i rosari di questo mondo che non ameremo Dio. Questo è il problema. Quindi facciamoci aiutare adesso da delle meditazioni, queste riflessioni di Sant'Alfonso Maria de' Liguori su questa volontà. Dice quindi il nostro grande santo: "Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio". Dalla lettera ai Romani 8,28 Chi ama Dio vive sempre contento perché tutta la sua gioia sta nel compiere anche nelle avversità la volontà divina. Per cui le stesse difficoltà si mutano per Lui in contentezza al pensiero che, accettandole, fa la volontà del suo amato Signore. Al giusto non può accadere alcun male, dice Proverbi capitolo 12 21 Infatti esiste forse una soddisfazione più grande del veder compiersi ciò che si vuole Ora dal momento che nel mondo tutto tranne il peccato avviene per volontà di Dio quando una persona vuole solo ciò che vuole Dio di conseguenza si realizza ciò che essa vuole nelle vite dei padri si narra di un contadino i cui campi rendevano più di quelli degli altri. Interrogato su come ciò accadesse, rispose che non ci si doveva meravigliare perché lui aveva sempre le condizioni di tempo che desiderava. Il tempo che Dio manda, spiegò, per me va sempre bene perché io voglio sempre quello che vuole Dio. Così? Egli mi dà i frutti come li voglio io. Dice Salviano Le persone che aderiscono alla volontà divina quando vengono umiliate vogliono l'umiliazione e se soffrono la povertà vogliono essere povere tutto ciò che capita loro lo vogliono, per questo sono felici. Quando viene il freddo o il caldo, la pioggia o il vento, chi è unito alla volontà divina lo accetta, anzi lo vuole perché Dio vuole così. E se viene la povertà, la persecuzione, la malattia, la morte, allora egli dice voglio essere povero, perseguitato, infermo e perfino morire perché Dio vuole così. Questa è la bella libertà. Che godono i figli di Dio, che vale più di tutte le signorie e i regni della terra. Questa è la grande pace che provano i santi: essa supera ogni intelligenza, riferito a Filippesi capitolo 4, verso 7, e sorpassa tutti i piaceri dei sensi, le gioie dei festini e dei banchetti, gli onori e tutte le altre soddisfazioni mondane. Le quali, essendo vane e caduche, si gustano solo per un momento, ma poi non appagano. Anzi, affliggono lo spirito, nel quale sta la vera gioia. Salomone, dopo aver goduto tanto dei piaceri mondani, esclama afflitto: anche questa è vanità, un correre dietro al vento. Coluet, capitolo 4, 16. Lo stolto, dice lo Spirito Santo, cambia come la luna, il saggio invece è stabile nella sapienza come il sole. Siracide, capitolo 27, 12. Lo stolto, cioè il peccatore, è come la luna che oggi cresce e domani cala. Così egli oggi ride. Ma domani piange, oggi è mite, ma domani è rabbioso come una tigre e questo perché la sua gioia dipende dagli avvenimenti lieti o tristi della vita egli cambia col cambiare delle cose che gli accadono. Il giusto invece è come il sole, sempre uguale nella sua serenità, qualunque cosa succeda, perché la sua gioia sta nell'uniformarsi alla volontà divina e per questo gode. Una pace imperturbabile. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Luca 2,14. Così disse l'angelo ai pastori. Gli uomini di buona volontà sono coloro che stanno sempre uniti alla volontà di Dio, che è sommamente buona e perfetta. Sono coloro che cercano di discernere la volontà di Dio, ciò che è buono. A lui gradito e perfetto. Riferimenti alla lettera ai Romani 12, 2. Dio, infatti, vuole il bene e la perfezione. Nell'uniformarsi alla volontà di Dio, i santi hanno goduto in terra un paradiso anticipato. San Doroteo scrive che gli antichi padri mantenevano una grande pace prendendo ogni cosa dalle mani di Dio. Santa Maria Maddalena de Pazzi, al solo sentire pronunciare le parole volontà di Dio, si sentiva così consolata da uscire fuori di sé in estasi d'amore. Certamente le avversità non mancheranno di farsi sentire e anche di trafiggere il cuore. In questi momenti si soffre molto, sì. Ma nel profondo della nostra anima regnerà la pace e la tranquillità, essendo la volontà unita a quella di Dio. Il Redentore disse agli Apostoli: nessuno potrà togliervi la vostra gioia, la vostra gioia sia piena. Giovanni, capitolo 16, 22 Chi si uniforma sempre alla volontà divina possiede una gioia piena e perenne, piena perché ha ciò che vuole. Perenne perché questa gioia nessuno ce la può togliere dal momento che nessuno può impedire che avvenga ciò che Dio vuole. Il beato Giovanni Taulero racconta che avendo egli pregato per molti anni il Signore di mandargli un maestro di vita spirituale, un giorno udì una voce che gli disse di andare in una certa chiesa dove avrebbe trovato quello che cercava. Egli andò. E alla porta della chiesa trovò un mendicante scalzo e lacero. Lo salutò dicendo: "Buongiorno, amico". "Signor maestro", rispose il povero. "Io non ricordo di aver avuto mai un giorno cattivo". Il padre gli augurò allora una vita felice, ma quegli rispose: "Ma io non sono mai stato infelice". E continuò: "Ascoltate, padre mio, vi ho detto di non aver mai avuto una giornata cattiva perché quando ho fame io lodo il Signore, quando nevica o piove io lo benedico. Se qualcuno mi disprezza o mi scaccia o soffro qualsiasi altra cosa, io sempre ne do gloria al mio Dio. Vi ho anche detto di non essere mai stato infelice ed è vero perché sono abituato a volere tutto ciò che vuole Dio senza riserve. Perciò tutto quello che mi accade, sia di lieto che di triste, lo ricevo dalla sua mano, con allegria, come la cosa migliore per me, e questa è la mia felicità. Il padre Taulero riprese, Ma se Dio vi volesse dannato, che cosa fareste? Se Dio volesse questo, rispose il povero, con umiltà e con amore abbracerei il mio Signore e lo stringerei così forte che se egli volesse precipitarmi nell'inferno sarebbe però costretto a venire con me. Così stare nell'inferno con lui mi sarebbe più dolce che possedere senza di lui tutte le delizie del cielo. Dove avete trovato Dio? gli chiese ancora il padre. L'ho trovato dove ho lasciato le creature. Ma voi chi siete? disse Taulero. Io sono un Re. E dove sta il vostro regno? Sta nell'anima mia, dove io tengo tutto in ordine. Le passioni obbediscono alla ragione e la ragione obbedisce a Dio. Infine padre Taulero gli chiese che cosa lo avesse condotto a tanta perfezione e il mendicante rispose è stato il silenzio con gli uomini per parlare con Dio e l'unione continua con il Signore nella quale ho trovato e trovo tutta la mia pace. Quel povero divenne così perfetto per la sua unione con la volontà divina. Nella sua povertà egli fu certamente più ricco di tutti i re della terra, e nelle sue sofferenze fu più felice di tutti coloro che vivono in mezzo alle delizie terrene. Coloro che si ribellano alla volontà di Dio commettono una grande follia. Infatti nessuno può evitare la sofferenza che Dio manda. Chi infatti può resistere al suo volere? Dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 9:19. Per di più essi soffrono senza frutto, anzi, attirano su di sé i castighi della vita futura e con grande inquietudine in questa. Chi mai si è opposto a lui e ha trovato pace? Giobbe 9:4. Gridi pure quanto vuole il malato nei suoi dolori, il povero se la prenda pure con Dio nelle sue miserie, si arrabbi e imprechi quanto gli piace, ma a che gli servirà se non a raddoppiare il suo male, che vai cercando, o oh miciattolo, dice Sant'Agostino, al di fuori del tuo Dio? Trova Dio, stringiti alla Sua volontà. E vivrai sempre felice in questa e nell'altra vita, perché Dio vuole soltanto il nostro bene. Non troveremo mai nessuno che ci ami più di Dio. La sua unica volontà è che nessuno vada perduto, ma che tutti si salvino e si facciano santi. Non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Seconda lettera a Pietro, capitolo 3: Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, come insegna San Paolo nella prima Tessalonicesi 4, 3. È così che Dio manifesta la sua gloria nel fare il nostro bene. Egli, infatti, per natura è bontà infinita, come dice San Leone e la bontà per sua natura tende a diffondersi. Perciò Dio desidera sommamente rendere partecipi gli uomini dei suoi beni e della sua felicità. Se in questa vita ci manda delle tribolazioni, esse hanno per fine il nostro bene. Tutto concorre al bene. Lettera ai Romani, capitolo 8, 28. Perfino i castighi non ci vengono da Dio, per la nostra rovina, ma per la nostra correzione e salvezza, come disse Santa Giuditta. È a scopo di correzione che il Signore castiga quelli che gli stanno vicino. Giuditta, capitolo 8, 27. Vedete come Sant'Alfonso Maria de Liguori continua, no? ci accompagna in questo percorso per comprendere la pedagogia di Dio. Nei nostri confronti, come un genitore che si prende cura dei figli e delle volte deve agire in modo severo, ma lo fa perché ama. Eh, capite? Dunque prosegue Sant'Alfonso Maria de Liguori: il Signore ci circonda con la sua benevolenza per salvarci dai mali eterni. Signore, come scudo ci protegge il tuo amore. Salmo capitolo 5,13. Egli non solo desidera, ma procura la nostra salvezza. Di me ha cura il Signore. Salmo 39. E cosa Dio potrà mai negarci dopo averci donato il Suo stesso Figlio? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, dice San Paolo, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Letterae Romani 8,32. Pertanto dobbiamo abbandonarci con grande fiducia alle disposizioni divine, che sono tutte per il nostro bene. Qualunque cosa ci accada, diciamo sempre, in pace mi corico e subito mi addormento perché tu solo, o oh Signore, fiducioso, mi fai riposare. Salmo 4, 9. Affidiamoci completamente a Lui nella certezza che Egli avrà cura di noi, riversando in Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Prima lettera a Pietro, capitolo 5, 7. Pensiamo a Dio e a compiere la sua volontà, ed egli penserà a noi e al nostro bene. Così disse il Signore a Santa Caterina da Siena, Figlia, tu pensa a me e io penserò a te. Ripetiamo spesso le parole della sposa del cantico, Il mio amato è mio e io sono sua. Cantico capitolo 2,16. Il mio amato pensa al mio bene e io non voglio pensare ad altro che a piacergli uniformandomi in tutto al suo volere. Vedete, facciamo un'altra piccola parentesi, se noi comprendiamo bene queste parole di Sant'Alfonso Maria delle Guori sul fare la volontà di Dio, vedrete che poi ci sembrerà più facile capire il lavoro svolto dalla serva di Dio Luisa Piccarreta. Dunque, prosegue Sant'Alfonso, San Nilo Abate diceva che non dobbiamo chiedere al Signore di fare le cose che vogliamo noi, ma piuttosto che si compia in noi la Sua volontà. Quando poi arrivia, arrivano le contrarietà, accettiamole dalle mani di Dio, non solo con pazienza, ma con amore. Come fecero gli Apostoli, che se ne andarono via dal Sinedrio liete di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù, a causa sua. Per chi è provato da qualche tribolazione, non c'è gioia più grande di quella che deriva dal sapere che, soffrendo di buon animo, compiace sommamente Dio. Egli gradisce il desiderio che alcuni hanno di soffrire per amor suo. Tuttavia i Maestri di Spirito affermano che a Dio piace di più l'atteggiamento di coloro che non cercano né il godere né il patire, ma desiderano soltanto fare quello che Dio vuole, uniformandosi alla sua volontà, anche quando non si comprende il suo progetto. Se dunque, amico mio, Vuoi piacere a Dio e vivere quaggiù una vita contenta, unisciti sempre e in tutto alla sua volontà. Convinciti che tutti i peccati della vita disordinata e amara che hai condotto sono dipesi dal fatto che tu ti sei allontanato dalla volontà di Dio. D'ora in poi allora stringiti al volere divino e in ogni avvenimento ripeti sovente: Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Da Matteo capitolo 11, 26: Quando ti senti turbato per qualche avversità, pensa che essa è avvenuta, venuta da Dio, lo vuole Lui. Perciò cerca di dire. Il Signore vuole così e mettiti il cuore in pace. Ammutolito non apro bocca perché sei tu che agisci. Salmo 38.10. Signore, già che questo è opera tua, l'accetto senza parlare. Ricordiamo che Sant'Alfonso de Liguori aveva già trattato il concetto e il fatto che tutto che è volontà di Dio eccetto il peccato. Perciò quando noi pecchiamo o stiamo nell'errore, attenzione, quella non è la volontà di Dio, quella è la volontà nostra, sia chiaro, eh perché se no qui, come sta succedendo oggi, si arriva a dire eh, che anche il peccato è volontà di Dio. Questa è una bestemmia, state bene attenti. Mm. Dunque, arriviamo alla conclusione di questa prima parte, dice Sant'Alfonso Maria de Liguori. Orienta tutti i tuoi pensieri e le tue orazioni a questo scopo: Che Dio ti aiuti a compiere sempre la Sua volontà. Offriti a Lui giorno dopo giorno, dicendo: 'Mio Dio, eccomi, fa di me e delle cose mie' tutto ciò che vuoi tu. Così faceva Santa Teresa, che cinquanta volte al giorno si offriva al Signore perché disponesse di lei come voleva. Beato te, lettore mio, se farai sempre così, diventerai certamente santo e farai una vita serena e una morte felice. Quando qualcuno passa all'altra vita, la speranza che egli si salvi dipende dalla rassegnazione o meno che egli ha mostrato davanti alla morte. Se tu nella vita accetterai ogni cosa come proveniente da Dio e alla fine abbraccerai anche la morte in adempimento della sua volontà, certamente morirai da santo e ti salverai. Abbandoniamoci dunque in tutto al beneplacito del Signore, che essendo sapientissimo, conosce ciò che è bene per noi e al tempo stesso vuole il nostro bene, poiché ci ama immensamente, avendo dato la vita sua per noi. Stiamo pur certi e convinti, scrive San Basilio, che Dio procura il nostro bene incomparabilmente meglio di quanto noi Potremmo mai fare e desiderare. Ecco, cari amici, chiudiamo qui questa prima parte di Sant'Alfonso Maria dei Liguori sulla volontà. Ecco, e poi faremo, a Dio piacendo, la seconda parte. Ricordiamoci in questo avvento di fare la volontà di Dio, ricordiamoci quelle parole nel Pater Noster. Non diciamole troppo superficialmente, mettiamoci in gioco per fare la volontà di Dio, come ha fatto Maria. Quello è l'insegnamento, come ha fatto San Giuseppe. Solo così noi potremo essere davvero felici. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Iesus, Sancta Maria Mater Dei, Ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Laudetur Iesus Christus, Ave Maria.